mangiano i polli, la vacche e le galline, perché non c'è... Sputarrospo si chiama. Troppi ce ne sarebbero. no, un rospetto allora. Un rospetto, ma io penso che l'Italia è un grande paese, lo trattiamo male, abusivismo, inquinamento, consumo di territorio, il futuro dell'Italia è fare l'Italia. Senta, la gente dice, ma quanto ci costano i partiti? Anche il referendum e i rimborsi elettorali? La gente ha abbastanza ragione, perché il referendum è stato aggirato chiamando rimborsi elettorali il finanziamento ai partiti. Bisogna dire che in tutto il mondo i partiti sono finanziati, bisogna farlo in maniera trasparente, moderata e comprensibile per tutti. Onorevole, tu adi, sputi un rospo. Il rospo che ho in questo momento, che mi rode abbastanza, è quello della corruzione. Mazzette, soldi che girano, spigoli, caviale, è una cosa incredibile, indecente, 60 miliardi delle tasche, dalle tasche dei cittadini che è andato in corruzione. Ora, la cosa che mi fa schifo è che io sono arrivato qua a 17 anni e mi dicevano appunto, giustamente, diciamo, i paesi africani, tutti corrotti, i nostri aiuti se li mangiano tutti e così via dicendo, pensando di trovarmi in una democrazia dove invece i soldi pubblici erano controllati centesimo per centesimo, spesi in trasparenza, con delle regole, con dei parametri, e mi rendo conto di vivere in un paese dove la nostra classifica mondiale nella corruzione è degna di paesi davvero che non si possono paragonare. Con questo il rospo che ho. Ecco, senta, l'articolo 4 dice che tutti hanno diritto al lavoro, la gente sentendo queste cose, come si può sentire? Ma si sente male nel sentire che 13 milioni dei rimborsi elettorali della Margherita sono andati a finire nel conto personale di un senatore. Non che li ha presi, prima si diceva ho rubato per il partito. No, qui non c'è nemmeno il partito, cioè ha rubato per lui, per comprarsi la casa. Cioè è una cosa indecente. I rimborsi elettorali, secondo lei, onorevole, è giusto che non ci siano più, forse? Secondo me i rimborsi elettorali hanno fatto entrare per la finestra ciò che un referendum aveva fatto uscire, ossia l'abolizione del finanziamento ai partiti. Hanno fatto il gioco delle tre carte. Sono tornati i finanziamenti sotto forma di rimborsi elettorali e non va bene. E che siamo a Napoli, il gioco delle tre carte? Più o meno, Napoli è diventata, cioè Napoli c'è la fama, poi gli altri... Ci piacciono i polli, la vacca e le galline. Come stai, amore mio? Avete votato? Sì, andiamo a votare. Votiamo poi domani, a 1:30, la fiducia. Mamma mia, che onorevole, la fiducia, 1 su 2 dicono che non andranno più a votare. Sputa il rospo, è la trasmissione. No, io vado a votare, perché non dovrei andare a votare? Ma è un governo... No, la gente, dice. Parliamo della gente. Certamente, vedendo i sondaggi, il 50% della gente non va a votare. Io poi sono convinto che l'italiano alla fine il senso civico lo trova, perché le piace la competizione, quindi alla fine andrà a votare ugualmente. Che ci sia un aumento di astensionismo, su questo non avrò dubbi, però credo che non raggiungo quei numeri che oggi ci sono, ripeto, nei sondaggi. Senta, secondo lei è giusto che i partiti non abbiano un finanziamento o un rimborso elettorale? No, i partiti secondo me devono avere un finanziamento e un rimborso elettorale giusto, come la legge oggi non è corretta e da cambiare. Gli esempi di questi giorni, di questi mesi che abbiamo avuto, sono esempi certamente che la classe politica non fa bella figura davanti all'opinione pubblica, quindi c'è necessità di riordinare il finanziamento pubblico ai partiti, che esiste in tutto il mondo, quindi non è che non esiste, esistono metodi diversi, quindi credo che il finanziamento deve esistere, ma ci devono essere dei controlli così tassativi in maniera tale che l'opinione pubblica sappia dove questi soldi vanno a finire. Aggiungo, l'esempio di questi tempi è di soldi che vanno a dei partiti che non ci sono nemmeno più, quindi ripeto, la classe politica ha il dovere di cambiare al più presto possibile questa norma di finanziamento. Okay, a Napoli, sentiamo a me, io a votare ce vado alle 8 perché si mette al corpo, sono a prima, ha capito? Ce vado subito alla mattina alle 8, c'è sto spettacolo. Voglio bene. Ma è giusto che accumulano questi soldi e poi se li dividono? Ma l'ho detto prima, è giusto.
li accumulano e poi se li dividono. Io non entro in merito se e c'è gente che muore di fame, ma è normale una cosa di questa. Ma infatti ci sono funzionari che guadagnano 25 mila euro. Ho visto il pirellone che hanno combinato. E c'è gente con 340 però vede, euro però le rispondo non è giusto. Però, guardi, quello che lei dice io corrispondo alla verità, però vede, per tanto tempo si è detto la casta dei politici, oggi scoprite che la vera casta è quella dei burocrati. No, è da tanto la cosa tempo mi fa piacere. Scoperto, però nessuno lo scriveva come, e nessuno lo diceva da come tanto giustamente tempo l'ha detto lei. Una cosa del genere. Un procedimento di modo condiviso. Ci piace, non li può.